L'isolamento, o meglio la quarantena, che poi sono cose differenti, è arrivato per gradi in qualche modo, adesso si è decisamente consapevole, l'informazione è arrivata chiara, quindi tutti sappiamo che dobbiamo stare chiusi in casa il più possibile. E poi è chiaro che ci sono differenze rispetto a come si vive, come si può vivere in base già a come uno viveva prima sostanzialmente. È chiaro che chi vive da solo vive questa quarantena e quindi questo isolamento nei fatti per quanto riguarda queste persone qua in modo estremamente difficile. Sono molto variabili, seppur in un contesto di comunanza generale delle difficoltà, poi alcune situazioni sono francamente più complesse, insomma. Non saprei dire quanto si possa resistere in isolamento, posso dire che sicuramente essendo una, come diceva lei, una innaturalità, mi verrebbe da dire, il come stiamo vivendo, il meno possibile è la soluzione migliore. È chiaro che bisogna fare un po' come dire, la tara tra il possibile, il necessario e mettere tutto insieme. Mi viene in mente che si fanno grandi domande su come si farà ad andare su Marte, visto che bisognerà fare un viaggio in isolamento da soli o in stretta compagnia, siamo un po' in quella situazione lì, bisogna avere limiti. Difatti, informazione chiara che in questo momento arriviamo fino al 3 aprile. È pur chiaro che si capisce, si intuisce che probabilmente si arriverà oltre, però insomma, abbiamo un limite per il momento di resistenza o di arrivare sani perlomeno al 3 aprile. Quindi la risposta chiara è il meno possibile. Per qualcuno la soglia è già oltrepassata sostanzialmente come estrema difficoltà. Per fortuna, mi viene da dire, ci sono i social network, c'è la possibilità, o abbiamo, chiamiamola insomma, siamo anche un popolo straordinario, l'inventiva e la possibilità un po' folle di fare queste cose alle finestre che facciamo, che fa tanto bene alla fine, insomma, quindi si riscopre il vicinato, quello che magari un attimo prima era o uno sconosciuto nella migliore delle ipotesi o un nemico nella peggiore, adesso diventa un alleato per superare questa oggettiva difficoltà. Non siamo noi a decidere e dobbiamo come dire, adeguarci e trovare insieme anche al fatto che ce le devono dare un po' di soluzioni per affrontare questa situazione qua. Gli effetti perdurano, non è che finita la quarantena è tutto finito, no, perdurano. E perdurano, peraltro, bisogna anche tenere in considerazione, per esempio, a chi in questo momento opera in prima linea, quindi operatori sanitari in generale, medici, infermieri, tutti quelli che lavorano lì, hanno un certo tipo di effetto tendenzialmente nell'area, diciamo, del disturbo post-traumatico da stress. E in tutti gli altri, che siamo poi tutti noi, ci sarà un bel tema, per esempio, rispetto alle condotte di evitamento, quindi alle fobie o questa paranoia che in qualche modo stiamo vivendo rispetto all'altro. Sarà un bel tema su cui fare un po' di riflessione. Io ho l'impressione, peraltro, insomma, abbastanza generalizzata, che questa situazione qua sarà una situazione cut-off, cioè di qui in poi qualcosa è cambiato, qualcosa cambia in qualche modo. Recuperare questa normalità sarà un bel percorso. Chi riuscirà in modo un po' più semplice, che è un po' meno semplice, però si dovrà vedere. Soprattutto anche per noi popoli latini, insomma, che del contatto fisico e della come dire, vicinanza ne abbiamo sicuramente i geni pieni, mettiamola così.